corsa all'export per il vino italiano, più 10% nei primi mesi dell'anno. Chi è nel business del gelato? Gli italiani spendono ogni anno 2 miliardi di euro in coni e coppette. Primato tra le case da gioco per il casinò di Campione d'Italia, aumentano fatturato e ingressi. Tira sempre di più il vino italiano sui mercati internazionali. Gli ultimi dati disponibili sull'export indicano un aumento del 10%. Il perché l'etichetta tricolore stia andando a gonfie vele in tutto il mondo lo spiega Domenico Zonin, presidente dell'Unione Italiana Vini. Il vino italiano sta crescendo ancora grazie all'export. I consumi in Italia calano un po' per la crisi e un po' per il cambio delle abitudini alimentari delle famiglie, delle persone, ma il vino italiano nel complesso sta crescendo in tutti i mercati del mondo, perché comunque si è fatto in questi anni una reputazione, soprattutto per la qualità e per la varietà, fra i migliori al mondo. Un settore, quello vitivinicolo, che vale oggi 10 miliardi di euro e che sta interessando anche la finanza. Investire in un'annata, soprattutto in questa fase di turbolenza dei mercati, può essere una valida alternativa. Per adesso è una nicchia che si è sviluppata in Inghilterra, negli Stati Uniti, adesso sta prendendo molto piede nel mercato asiatico, riguarda un piccolo numero di aziende che vendono molto caro. Probabilmente con l'aumentare dei multimilionari asiatici crescerà. Ma se il vino appare in salute, i viticoltori non comprendono perché lo Stato appaia poco attento nel considerare il settore. Sicuramente penso che sia uno dei settori che vanno tenuti sott'occhio, dovrebbero essere aiutati dal nostro governo, visto che è il settore all'interno del reparto agroalimentare che esporta di più ed è quello che dà in questo momento al nostro paese più immagine. L'incentivazione che ha funzionato di più negli ultimi anni è quella che aiuta a promuovere il nostro prodotto nei paesi terzi e lo aiuta a promuovere con un finanziamento da parte del governo sulle spese di marketing sostenute dalle aziende all'estero. La crisi non incide sulla voglia di gelato degli italiani. Che sia artigianale o industriale, consumato al ristorante o passeggiando con un amico, 4 italiani su 10 non rinunciano a questo piacere. Il business, insomma, non conosce crisi. Basti pensare che solo a Roma negli ultimi 2 anni sono 100 i nuovi punti vendita aperti. Il record delle imprese di gelato lo detiene però la Lombardia, con oltre 2.500 punti, quasi il 13% del totale nazionale. Il 52% del consumo è infatti concentrato proprio nelle regioni del nord, dove il prodotto viene acquistato con costanza durante tutto l'anno. Invece al sud, dove si consuma il 30% del gelato italiano, le vendite sono concentrate nel periodo estivo. Nel complesso sono 23 milioni consumatori regolari di coni o coppette durante questo periodo dell'anno. La tendenza per il 2013 è tutto sommato positiva. Nonostante l'aumento del prezzo del 3,2% e il forte calo registrato a maggio, il settore ha avuto un'impennata tra giugno e luglio con una crescita del 12%. I single sotto i 35 anni sono i più spendaccioni quando si parla di gelato, con una spesa annua di 67 euro, seguiti dalle giovani coppie senza figli con 43 euro. Gli italiani mangiano a testa quasi 3 kg di gelato artigianale ogni anno e si confermano tradizionalisti per quanto riguarda i gusti. In cima alla lista i classici cioccolato, nocciola, limone, fragola, crema, stracciatella e pistacchio. Con un aumento di circa il 2% degli ingressi e un bilancio in linea con quello dello scorso anno, nel 2013 il Casinò di Campione d'Italia ha guadagnato il primato delle case da gioco italiane in termini di giro d'affari. Oggi possiamo dire senza tema di smentite che il casinò numero uno in Italia, la casa da gioco numero uno in Italia è quella campionese, e questo è comunque un risultato positivo perché la leader si porta sempre dietro un'immagine vincente, importante per il cliente. In realtà è la migliore campagna pubblicitaria che qualsiasi azienda possa fare, il dire di essere il numero uno. Tra i frequentatori del casinò si è registrato in particolare l'incremento dei cinesi. L'avvio di una campagna di marketing mirata con la predisposizione di un servizio navetta verso il quartiere milanese Sarpi e l'organizzazione di numerosi eventi dedicati ha fatto sì che il loro numero sia addirittura quintuplicato. Forse il fiore all'occhiello e l'elemento distintivo rispetto ad altri casinò è stato proprio quello di creare un format televisivo in partnership con la più importante rete televisiva cinese, dove in sostanza le potenziali
locali, modelle cinesi, partecipando a un grande evento di selezione a Campione, potevano veramente cambiare la propria vita. Nel corso di quest'anno il casinò ha incassato 45 milioni di euro, un risultato importante dopo le perdite degli ultimi esercizi e le incognite dovute al cambio con il franco svizzero più forte dell'euro, che proietta la casa da gioco a concludere il suo 80° anniversario verso il pareggio di bilancio. Bisogna dire effettivamente grazie a tutti i dipendenti del casinò di Campione che si sono tagliati lo stipendio per poter garantire la continuità aziendale. E poi ancora bisogna dire un grazie all'amministrazione comunale che tanto si è impegnata per poter garantire questa continuità.